Infatti, chi è appassionato di musica non può perdere il prossimo appuntamento. Si tratta delle settimane musicali meranesi che vengono organizzate appunto a Merano in provincia di Bolzano presso la grande sala chiamata Kursaal. Si tratta forse del più importante proprio festival di musica italiana che viene organizzato, di musica sinfonica che viene organizzato in Italia. Pensate che già si sono esibite più di 100 orchestre di fama mondiale e tutto quanto andrà avanti fino a fine settembre, quindi di tempo ne avrete per assistere. Tra l'altro c'è la possibilità di assistere ad un grande concerto sotto un cielo stellato, un concerto notturno che viene proprio organizzato nella Kurhaus di Merano, quindi un contesto da favola. Però a questo punto vediamo appunto se queste stelle ci saranno nel cielo, quindi cominciamo con le previsioni del tempo e partiamo proprio dalle temperature massime che sono state registrate, comprese tra i 27 e i 32 gradi. Per quanto riguarda la giornata e la tendenza proprio di questa giornata, al nord temperature che scenderanno notevolmente, si attesteranno intorno ai 24 gradi, mentre al centro-sud toccheranno i 28, quindi farà un pochino più caldo da quelle parti. Passiamo in dettaglio a vedere che cosa accade con le nostre proiezioni, per vedere un po' qual è la situazione nelle prossime ore, perché questo è il nostro ultimo aggiornamento meteo. Allora, vediamo una domenica con una variabilità a tratti anche instabile, da lunedì però si riaffaccerà l'alta pressione sulla maggior parte delle nostre regioni e quindi il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Vediamo infatti che cosa accade oggi. Allora, partiamo dal nord, dove appunto si fa più insistente l'instabilità. Al mattino è nuvoloso, con rovesci sparsi e qualche temporale. Dal pomeriggio comincia a diminuire la nuvolosità e quindi cominciano ad arrivare le prime schiarite. Al centro invece, sul versante adriatico, che continuerà a piovere per questa giornata, per questa domenica, sul versante tirrenico invece il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso. Al sud si salvano solamente le due isole, mentre sulle altre regioni purtroppo sono in arrivo appunto temporali e piogge. E vediamo invece le previsioni per la giornata di domani. Allora, ancora una volta al nord vediamo che il tempo si rimette, il cielo è sereno o poco nuvoloso, ad eccezione di qualche addensamento pomeridiano più probabile sulle zone montuose e sulle Alpi. Al centro anche qui il tempo si rimetterà notevolmente, vedete, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, qualche locale addensamento sugli Appennini. Al sud, ad eccezione della Sicilia e delle regioni peninsulari dove il tempo si mantiene instabile, sulla Sardegna il tempo invece si mantiene bello. Per quanto riguarda la nostra parola del meteo, l'ultima per questa giornata, parliamo di carta sinottica, una mappa che descrive le condizioni del tempo di una particolare località in un determinato intervallo di tempo. Ed ora invece io vi lascio in compagnia di Paolo Notari, andiamo in Campania, a Valva, in provincia di Salerno, per scoprire un altro appuntamento con le feste d'agosto. Non finiscono mai, vedete?